Una felice serata a tutti quanti. Stasera purtroppo sto cominciando tardi perché ho avuto un impegno e purtroppo devo affrontare anche questi impegni, però adesso siamo stasera consecutivamente fino a tardi. Ci godremo il perduto e la gloria a Dio sia sempre con noi. E con noi rimanga sempre. Stasera 29 ottobre 2024, ore 20 e 15. E la gloria di Dio sia con noi. Aggiungete tutti i vostri amici, condividete, taggate, perché stasera sicuramente ci saranno tante occasioni di poter incontrare il nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché le cose sono tante che ci obbligano a incontrare Gesù Cristo. L'abbiamo visto anche ieri sera di cose che sono successe. Chi non c'era ieri sera, niente paura, lo vedrete sempre in queste live pre-registrate, soltanto che vedete solo il video. Solo con l'audio, perché non posso trasmetterlo, quindi che tocchi registrato con la grafica. Cosicché voi potete andare in YouTube, sopra qualsiasi video scrivete Angelo Picone. E così, mentre scrivete Angelo Picone, troverete tutti i video. E alla prima pagina troverete il numero di telefono, il sito e anche altre cose. Se è possibile, fateci una fotografia con la vostra webcam. Carolina, sì Carolina, è arrivato il tempo di avermi tagliati. Ogni cosa ha il suo tempo. E la gloria va a Dio, a Gesù. Ma niente paura, il Signore ci ha benedetti per quel periodo che abbiamo avuto, quello che abbiamo avuto. E noi sappiamo, tante benedizioni abbiamo ricevuto da Dio. Sì, sto benissimo, ancora mi devi vedere fra qualche anno. Il Signore mi ha promesso che mi porterà a 20 anni. 20 anni, e già lo vedete, io ho 70 anni e 6 mesi. Fra poco vado per il 71. Gloria a Dio. E gloria al Signore, alleluia. Se c'è qualcuno che vuole salire, faccia il visto sotto ospiti e lo faccio salire. Benissimo. Oggi leggeremo la parola in Ebrei capitolo 1. Segnatevelo. Ciao Titina, Dio ti benedica Titina, ti faccio salire. Dai l'invito Titina. Segnatevi Ebrei capitolo 1. Per intanto vi do la prima notizia, come ogni sera. La Sacra Bibbia. Se vi è possibile, compratene una grande come questa, se avete i soldini. Non costa caro. Io ho preso 25 euro, ora può costare 26, 27, 28. Ma non ha importanza, guardate, qui ci sono i segni, che ogni segno di questo potete prendere tre profili di capitoli, così che non perdete tempo a andare a vedere la Bibbia dove si trova il capitolo. Vedete, basta che tenete la mano dove ci sono gli incavi, già avete tre capitoli a portata di mano. Potete
Buonasera, fratello Salvatore, Dio ti benedica. La pace del Signore sia con te. Dove dovete comprare la Bibbia? È semplice. Se siete a portata di mano a qualche libreria vicino nel vostro paese o altrimenti scrivete in internet Amazon. Quando avete scritto Amazon, che cosa fate? Scrivete Bibbia evangelica cristiana e vi risulteranno qualsiasi tipo di Bibbia. Bibbia c'è, dice Bruno Catechista, non ha importanza se c'è, l'importante è che è evangelica. Scrivete Bibbia evangelica, non andiamo fuori campo. Bibbia evangelica cristiana, poi la ripetuta non ha importanza. Non ci interessa Bruno se è uguale oppure no. Quello che dico io non devi interferire, per favore. Bibbia evangelica cristiana. Non dobbiamo interferire quello che dico, perché sennò la gente fa confusione. Allora, Bibbia evangelica cristiana, poi non hanno importanza la denominazione di chi l'ha fatta e chi non l'ha fatta. L'importante è che è evangelica cristiana. Non andiamo nel cattolicesimo, non andiamo nel Buddha, non andiamo nei testimoni di Geova, no. Bibbia cristiana evangelica. Ok, almeno abbiamo tutta la stessa Bibbia, ok? Se avete la possibilità, comprate questa perché c'è la scrittura grande e si può leggere anche quando siete ciechi con gli occhiali, vedete? La potete leggere anche quando siete ciechi con gli occhiali. Bene, adesso che abbiamo capito sì, sono un evangelico, ma non vado più nelle chiese. Non va. 206. Non vado nelle chiese. Quello che faccio, faccio qui, in internet, con l'aiuto di Dio e di Gesù. Perché non vado più nelle chiese? Perché le chiese, purtroppo, o di un modo o nell'altro, hanno fatto acqua, hanno perduto il rispetto di Dio. Chiaro e tondo. Ognuno si è fatto la sua chiesa, ci ha messo il suo nome e hanno fatto tanti tipi di chiesa, tanti nomi che la gente si trova spaesato, non sa a chi deve seguire, se deve seguire evangelici, ADI, se devono seguire evangelici liberi, se devono seguire evangelici protestanti che protestano tutto quello che fanno gli altri, se devono seguire evangelici che amano solo Gesù e non Dio, il Trino non lo amano. Padre, Figlio e Spirito Santo non esiste. Guardate che schifezza che c'è. Dio si è arrabbiato. Dio è arrabbiato con le chiese. Come infatti c'è scritto da milioni di anni nella Bibbia che le chiese negli ultimi tempi si raffredderanno. E infatti quasi non va nessuno nelle chiese, perché hanno sbagliato con Dio. E Dio li sta adesso bloccando. Tutte le porte o si modelleranno, come dico io, che dice Dio, oppure chiuderanno i battenti, non entrerà più nessuno nelle chiese. Cos'è che bisogna fare per aprire queste porte di nuovo e tutta la popolazione possa entrare? Buttare tutti i progetti delle stesse chiese
denominazione e scrivere fuori e dentro la casa di Dio e di Gesù. Stop. Solo queste tre parole. La casa di Dio e di Gesù. Tutti universali le chiese con questo nome e la gente dove vogliono andare vanno e non hanno problemi di religione. Non dobbiamo più parlare di religione, ma di relazione con Dio e con Gesù. Parlando di relazione, noi parliamo come la relazione che abbiamo con nostra moglie, con nostro marito, con nostro figlio, con nostra figlia, con nostro papà, con nostra mamma, con nostro nipote, con i nostri parenti, con i nostri amici. Così, questa è la relazione stretta, unica. E non questa religione ci hanno separato da Dio. Tanto che Dio ci ha castigati a tutti. Guardate, siamo tutti malati, tutti. Mi ci metto pure io, dai. Tutti siamo malati. O di un modo o di un altro, siamo tutti malati. Chi di tumore, di chi di febbroni, chi di ictus, chi di cose nascoste, infiammazioni nel fegato, nel pancreas, nell'intestino, anche nel culetto. Sì, queste infiammazioni sono dappertutto. Mal di schiena, mal di gambe, mal di piedi, quante malattie, perfino male di sangue, la dialisi, anche quella la dobbiamo mettere. Quanta gente vedo con la dialisi, quanta gente vedo con altre malattie infettive. Siamo tutti malati. Ma perché? Perché ci siamo allontanati dalla fonte di Dio. Che dobbiamo fare per rientrare a essere guariti? Per rientrare a essere guariti da Dio, dobbiamo rientrare nel giro del Padre attraverso il Figlio Gesù Cristo, perché Dio ha dato la potenza e la grandezza al suo Figlio. Nessuno va al Padre se non passa dal Figlio Gesù Cristo. Questo vuol dire che per ristabilire questa armonia del Padre dobbiamo metterci in ginocchio davanti a Gesù, commuovere con il nostro cuore il cuore di Gesù. Guardate, stasera sto predicando con l'allegria nelle mie labbra. Perché? Perché sono felice. Stasera sono l'uomo più felice del mondo e ne gioisco. Perché? Perché mi sono sottomesso a tutti, anche a voi. Se avrei avuto qualche problema con qualcuno di voi, io vi chiedo perdono, scusa, vi chiedo pietà e misericordia. Torniamo di nuovo amici. No, meglio di amici, fratelli e sorelle, amati con un amore bellissimo, agape, un amore che solo chi capisce cosa vuol dire amore agape, allora dirà con il pollice così in alto: benedetto
il Signore. Quando noi amiamo così, un amore agape, noi siamo a cavallo. A cavallo, perché stiamo galoppando verso gli orizzonti. Quali orizzonti? Gli orizzonti di Gesù in alto. Ma che c'ha le ali, cavallo? E perché no? Perché no? Se ne sentono tante cose in questo mondo, perché no? Dobbiamo solo noi mettere tutto ai piedi di Gesù. Poi possiamo volare anche sdoppiandoci con la nostra mente entrando dentro una colomba, un'aquila o un pallone gonfiabile con l'aria, con il gas che sale. Non ha importanza chi sale di noi, è solo la nostra anima, il nostro spirito in stato di concentrazione spirituale. Ecco, vi sto svelando un segreto. Magari alcuni ne sapevate, ma non lo mettevate in vigore. Oggi, ringraziando a Dio, mi apro qui in internet, chiaro e tondo, senza peli nella lingua. Oggi noi automaticamente, quando ci mettiamo al servizio di Dio attraverso Gesù, possiamo avere tutto quello che desideriamo. In Cristo Gesù. Se ci mettiamo in questa situazione, noi troveremo la pace, l'amore e la ricchezza umana. Cari fratelli, sorelle, amici, nemici, gente profana, gente che magari ha disprezzato Dio, gente che magari si dichiarano gay o altre persone, maghi, stregone, donne che si mettono con il suo stesso sesso. Oggi non limitatevi a stare fuori da Dio. Dio vi ama. Cercate di ritornare nei vostri passi, tornando indietro, facendo un'inversione a U, così. State camminando in avanti, dovete fare così, girare indietro nella partenza dove eravate prima giusti, prima di ammalarvi, prima che avete fatto le vostre azioni negative. Dovete tornare indietro, vedere i vostri sbagli, le vostre cose che avete commesso, di peccati o altro, e buttarli tutti ai piedi di Gesù. Come? Tra poco pregherò. Seguitemi. Ma vi accenno un piccolo incentivo. Per chi non ha mai sentito parlarmi, per chi non ha mai seguito questo piccolo vecchio anziano che vuole darvi la gioia di rivivere in una vita pura, bisogna innanzitutto dire basta, così basta, basta. Adesso mi ginocchio e chiedo perdono a Dio attraverso Gesù. Queste parole. Dovete essere convinti che mentre dite adesso basta, voi
vi mettete nelle condizioni di vivere degnamente e nella condizione di essere perdonati da Dio attraverso Gesù e diventare una figlia di Dio, un figlio di Dio. Mentre vi inginocchierete, dovete dire: Gesù, abbi pietà di me, e vi battete il petto 3 volte. Dovete sentire il battito nel vostro cuore come una potenza, che le vostre mani stanno abbattendo il peccato dentro il vostro cuore. Dovete sentire come se stassimo bastonando tutti i peccati che avete dentro il vostro cuore. Puoi prenderli con la vostra mano e buttarli davanti a voi, immaginando una luce potente e in quella luce vedendo Gesù, immaginandolo, solo con il pensiero, e glieli buttate ai suoi piedi. Solo in questo modo avete risolto metà dei vostri problemi, buttando con il pensiero tutto ciò che avete fatto nella vostra vita, certamente. Voi mi dite: ma io non ho peccato. Non ho ammazzato mai nessuno. Non ho ferito nessuno. Non ho dato botte a nessuno. Non ho bisticciato con nessuno. Io sono onesta. Sono onesto. Sono bravo. Guardate, con il bravo si lava solo gli indumenti, adesso nella lavatrice, perché a mano non si lava più. Con il bravo si lava solo gli indumenti. Ciao Eliana, ieri sera non ho potuto venire. Va bene, tranquilla, Dio ti benedica. Il Signore è grande e potente. Padre, benedici Eliana Spengler, Brasile, fai che possa risplendere ancora di più di quando sta risplendendo. Aiuta lei, la sua casa e tutta la sua famiglia e tutti quelli che sono del Brasile. Prego, Eliana, Dio sia con te. Continua come stai continuando, che stai andando bene, gioia. Un giorno diventerai una profetessa. Avvicinati vicino alla parola di Dio. Comprati una Bibbia, vai in Amazon e scrivi Bibbia evangelica brasiliana, se la vuoi brasiliana. Se la vuoi italiana, la scrivi italiana, come vuoi tu. Ma cerca di comprarti una Bibbia, gioia, perché avrai Dio vicino a te. E penserà a te e alla tua casa e alla tua famiglia. E stasera, adesso, incominciamo a pregare. Mentre pregheremo, chi mi segue può darsi che incontrerà qualcuno che si prende cura di lei o di lui. Chi? Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. A noi ci interessa che noi diciamo: basta con questo peccato, basta con queste collere. Butto tutto ai piedi di Gesù. Ma noi immaginiamo che stiamo buttando tutto ai piedi di Gesù e non vogliamo più avere a che fare con il peccato. Già abbiamo risolto un quarto del nostro problema. Poi ci mettiamo nelle condizioni di pregare. E mentre preghiamo gli diciamo: Signore, abbi pietà di me, battendovi il petto 3 volte, sentendo
mentre state sbattendo il vostro cuore, i vostri peccati, e sentite una libertà dentro di voi che li prendete e li buttate ai piedi di Gesù, immaginando Gesù in una luce profonda davanti a voi che scende dal cielo. Ma siete tutto voi che fate questo. Guardate che non avete bisogno di nessuno. Nessuno, 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 perché non potete vedere Gesù. È impossibile vedere Gesù. È impossibile vedere la luce. Siete voi che create tutto spiritualmente e mentalmente. State attenti, perché non voglio essere frainteso. Siete voi che con gli occhi chiusi immaginate una luce e in quella luce vedete Gesù e gli buttate i vostri peccati. Qualsiasi peccato che vi ricordate e l'avete davanti ai vostri occhi. Così. E adesso. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo veniamo a te per dirti grazie per tutto quello che tu stai facendo nella nostra vita. E grazie, Padre, per tutta questa comunità di questa gente che si sta avvicinando in queste live. Benedicili a tutti. Grazie, Padre. Uno per uno. Stasera benedici Eliana Brasil, benedici ancora Moni, benedici ancora l'angelo di Dio, benedici ancora Davide e suo zio Matteo da qualsiasi problema. Benedici ancora la sorella che ha bisogno in questo momento che ha detto tante benedizioni. Benedici il fratello che in questo momento sta chiedendo preghiera. Benedici tutto il mondo intero, Signore. E soprattutto, Padre, benedici la tua parola che leggeremo, Signore, in Ebrei, capitolo 1. Grazie, Padre, per tutto quello che tu ci darai. Signore, ancora benedici questa luce che sta scendendo dal cielo davanti a noi. Sì, Signore. Padre, e mentre vediamo questa luce che scende davanti a noi, immaginiamo Gesù in quella luce, Padre, ci chiniamo per baciargli i piedi. Ah! E poi l'altro. Ah! Avvicinati, papà. Grazie, papà, della tua compassione, del tuo amore, della tua bontà, della tua misericordia. Padre Celeste, preghiere sono messe vicino a tuo figlio stasera, di tutto il mondo intero, Signore. E non solo questo, quando andranno questi video che circoleranno 24 ore su 24 e saranno ancora tradotti, Padre, in tutte le lingue, Signore, così che tutti quelli che vedranno questi video, Signore, cadranno in ginocchio davanti al tuo figliolo Gesù e davanti a te. Illumina il cuore di queste persone che vedranno questi video, Signore, anche a distanza di tempo. Oh, Signore, stasera fai che tutti possono comprendere il valore tuo, il tuo amore, la tua potenza, la tua grandezza, oh Signore.
Benedici la nostra famiglia, Signore, tutti quanti, Signore, che possiamo venire a te con grande gioia, con grande amore. E Signore, se c'è qualcosa che abbiamo peccato, perdonaci, Signore, stasera. Prendi, Signore, tutto il nostro peccato, Signore, mentre lo lanciamo ai piedi del tuo figliolo Gesù, e Gesù lo trasporterà a te. Grazie, Padre, che tu possa benedire ogni cosa che viene poi riportato dentro di noi. Grazie, Padre. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Quanti sono ancora in disparte, quanti sono separati da te, quanti sono lontani dal tuo figlio, Signore. Fai che tutti possano avvicinarsi a te attraverso il tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre, oh Dio d'amore, oh Dio del cielo, oh di ogni cosa, Signore. Grazie, Padre, ancora per la tua parola e benedici la tua parola, Signore. In Ebrei capitolo 1, Signore, fai che questa parola possiamo incontrare più il tuo bene, più il tuo amore, la tua bontà, la tua misericordia, Signore. E ancora, Padre, quanti sono nella disperazione, Signore, unge da morto, Signore, fai che possano essere benedetti questa sera attraverso l'angelo di Dio, tu, lo Spirito Santo, tu, Padre. Grazie, Padre. Oh, buon Padre, quanti ancora sono separati, Signore, fai che possano unirsi al più presto, Signore. Grazie, Padre. Stretta, Signore, malati che possono guarire stasera, quanti sono distrutti da malattie molto potenti, Signore, fai sì che scenda una benedizione dal cielo, Signore, e guarisce, Signore, chi si trova nelle difficoltà peggiori, pungile dall'alto, Signore, che possano trovare la fede, l'amore, la grazia tua. Grazie, Padre. Ai bambini, Signore, i senza tetto, Signore, gli orfani, Signore, e ancora quanti sono nelle case di cura, Signore, fai che i loro figli la possano andare a prendere di nuovo e portarsela a casa. Sì, Signore, che possano essere di nuovo benedetti da Dio, da Gesù. Grazie, Padre. Quanti ancora ce ne sono nelle carrozzelle, Signore? Che ci manca un piede, una gamba, un braccio, o qualsiasi problema che non possono camminare, di ossa, Signore. Fai sì che stasera, Signore, ci siano miracoli su miracoli, Signore, che possano essere rinnovati, Signore. Fai tu, Signore, stasera un grande miracolo a coloro che sono in coma, Signore, che ancora sono con gli occhi chiusi, in coma, che dormono, Padre, fai sì che un'onda di fede scenda su queste persone, sulle anime che sono separate dal corpo, che possono ritornare dentro di nuovo il suo corpo e vivere e aprire gli occhi e vedere te, Signore. Grazie, Padre, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Ti ringrazio, Padre, ancora per me, Padre. Pungimi dall'alto, Signore. Ancora strabenedicimi, Signore. Benedici la mia casa, la mia famiglia, Signore. Benedici ancora oltre di quella che stai benedicendo, Signore. Ti ringrazio, Padre. Dio d'amore, gloria a te, Padre. Nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto e coronato sempre in eterno. Amen. Alleluia. Dio sia benedetto e benedetto resterà. Una buonasera ancora a tutti quelli che siete entrati mentre pregavo. Un saluto particolare a Maria Rosaria. Dio ti benedica, Maria Rosaria. Santo Lamarca, benedizione. Anna Stellane, benedizione. Nel Nillo, benedizione.
grazie di queste manine. Signore, benedici ancora Rita De Liborio in Facebook, benedici tutti quelli dietro la quinta, ancora nel profilo e nel PC, benedici Giuseppe, Leo, Giavi, Gianez, benedici ancora Teresa e mio amore Moan, benedici Antonio Marotta. Quanti sono dietro le quinte che non li vedo, dietro il rullo, Padre, strabenedici tutti, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Alleluia. Bene, cari nella grazia, come vi ho detto che vi avevo annunciato, dobbiamo leggere una preziosa parola che vi ho detto in Ebrei capitolo 1. Se avete una Bibbia, apritela, prendete Ebrei capitolo 1 e la leggeremo. Questo capitolo di Ebrei, capitolo 1, c'è scritto come testo Cristo superiore agli angeli, quale figlio di Dio. E dal primo versetto dice Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri. Ebrei Ciao Filippetto, ti ho fatto salire come mai sei sceso? Caduta la connessione. E qui lo dice chiaro, con queste parole, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti. Quante volte Dio ha parlato attraverso i profeti? Anticamente. E anche di recente, servendosi di questi suoi figli che professano la parola per le strade, per le vie, per le città, per le chiese, quante volte ha parlato. E parla ancora. E stasera vuole parlare per l'ennesima volta a te sorella, a te fratello, a te sorella, a te fratello, a te amico, a te amica, a te nemico, a te nemica, a te gay, a te lesbica, a te che dici che sei ateo e non vuoi sapere niente di Dio. A tutti voi che vi siete allontanati da questo misterioso Dio e Gesù. Oggi Dio vuole avere un rapporto con voi, tutti che siete lontano da Lui. Un rapporto intimo, stretto, e non religione. La religione li dobbiamo buttare a mare.
Non devono esistere più le religioni, perché ci hanno deluso, offeso sia a noi che anche a Dio. Le religioni ci hanno portato a sbattere la faccia contro qualche pilastro invisibile. E ci abbiamo fatto anche male, perché ci siamo allontanati perfino da Dio. E tutta la colpa noi la diamo poi a Dio, e invece no, Dio non c'entra, è l'uomo che attraverso la sua spiritualità, i suoi decreti, le sue azioni, si è allontanato dallo Spirito Santo di Dio, mettendosi in disparte. E stasera il Signore vuole illuminare ognuno di noi. Dal secondo versetto dice: in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. È vero, ci sta parlando a noi in svariati modi, in svariate misure, in tutti i luoghi esistenti di questa terra. Perché vuole parlare con noi in questa misura? Ve la siete chiesto? Buonasera Immacolata di Micco, Dio ti benedica, ti sto aggiungendo nella live se te la sento. Vi siete mai chiesti perché Dio sta parlando a tutti i cuori umani? Vi siete mai chiesto? Io penso che qualcuno di voi si abbia fatto un resoconto della nostra vita quotidiana, come noi stiamo, invece di andare avanti, stiamo tornando indietro per una vita contorta, malata, in difficoltà con la natura e con tutti quelli che sono nell'aria. Sembriamo degli stranieri. Tutto ciò che ci circonda è contro di noi, perché abbiamo abbandonato la grazia di Dio e quella di suo figlio Gesù. Mentre noi, qui ci dice: in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. E noi cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo inchiodato a un palo di legno e lo abbiamo ucciso. Noi. Uomini della terra, pace unica, Dio ti benedica. Cosa abbiamo fatto noi? Buonasera, Gioia. Ti sto salutando e ti sto cercando di aggiungerti, se tu lo vuoi, dai l'invito. Ecco, noi vediamo che in questo mondo purtroppo le cose stanno così. Come? Le cose stanno. Ciao. Ciao, unica. Grazie di questo Dio, Grazie, benedica Senna. te. Grazie, grazie. Ricambio anche a te.
ascolto. Ok, metti chiuso il microfono, grazie, buon appetito. Buon appetito. Prego, prego. Qui vediamo che ci dice che Dio ha messo tutta la potenza nelle mani di Gesù. Non dovremmo avere onore a Gesù, dato che Dio ha messo tutto nelle mani di Gesù? Perché non gli diamo l'onore di dire Gesù? Oggi noi vogliamo adorarti e glorificarti tutti i giorni della nostra vita qui sulla terra e anche quelli se ci fai tuoi fratelli e sorelle, anche quelli che saranno un giorno lì nel cielo, nella Gerusalemme celeste che tu hai costruita. Grazie, Mennillo, Dio ti benedica. Dio ti benedica, Mennillo. Se vuoi salire, ti faccio salire. Dai l'invito sotto. Gloria a Dio. Bene, detto questo, pace Mennillo, Dio ti Grazie. benedica Mennillo. Mentre dice nel terzo versetto, egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua assenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà dell'alto dei cieli. Guardate com'è bello. Grazie unica di questo aggradimento. Vedete, se noi non gradiamo questa parola, Gesù non prende gradimento. Invece, quando noi gradiamo questa parola, allora Gesù prende gradimento di noi che abbiamo agito in questo modo. Per esempio, una sorella unica sta credendo questa live moltissime volte, anche ieri, l'altro ieri, e ne ha avuto beneficio. Anche questa notte lei ha dormito benissimo, è felice. Sembra che la donna è più felice del mondo, come se avrebbe avuto un incontro con Gesù. E dice lei, ha scritto, è verissimo. Sì, esatto, dice lei, bravo, come se io leggessi nel suo pensiero. Sì, perché Dio mi ha dato possibilità di entrare nei cervelli umani, aiutarli, sostenerli, soprattutto nel loro bisogno. Ma tutti possiamo avere quello che vi sto parlando io. Non è una cosa che è solo per me. Quello che Dio sta facendo a me lo può fare anche a voi. Anche a voi. Sì, unica. Non è uno scandalo, io lo dico apertamente a tutti. Il Signore mi ha dato questa possibilità di entrare nei cervelli umani. Ecco perché adesso nelle mie live c'è amore, rispetto, umiltà, serietà. Perché io
entro dentro i cervelli umani e metto amore, amore agape, amore di Dio. Sì, anche tu, a volte tu leggi e tu sei vicino al mio cuore. Tu sei vicino al mio cuore. È dall'altro ieri che ti percepisco, unica. Tu sei una donna particolare. Hai dei doni e non solo questo, hai altri doni che poi te lo dirò, doni bellissimi che magari avresti potuto adoperarli, ma non lo sapevi, capisci? E qui cosa ci dice in questa parola? Nel quarto versetto ci vuole dire ancora qualcosa, ancora molto importante. Brava, unica, dice piano piano, li sto adoperando già da un bel po'. Gloria a Dio. Qui nel quarto versetto dice ed è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai tu sei mio figlio? A nessuno disse degli angeli tu sei mio figlio. E noi sappiamo quando Gesù entrò nelle acque, una colomba si posò su di lui e dal cielo una voce parlò, tu sei mio figlio, che io mi sono compiaciuto. Non peraltro, tutti sentirono quella voce e furono sbalorditi, come se il cielo si aprisse e qualcosa tuonava e si sentì la voce in te. Mi sono compiaciuto. E una colomba si posò su una spalla di Gesù, facendo capire che lo Spirito Santo sceso si posò su di lui. Ma non voglio stasera più di tanto parlare di queste cose, perché li sapete, che è Gesù, sapete che cosa ha fatto, vero? Ma qui dice, infatti, a quale degli angeli disse mai tu sei mio figlio? Oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Chiudo il microfono. Nillo. Sì, Buonasera, buonasera. buonasera. Dimmi, vuoi dire qualcosa, dato che ormai hai parlato? Ma sempre tu. Io Hai fede? sì. Io credo.
Io credo, io credo. Bravo, bravo. Vedi, tu che credi a quello che non vedi, tu sei gratificato. Ma dimmi, in che cosa credi? Perché devi specificarlo. Perché fin qui hai detto, io credo quello che non vedo. Dimmi. Chiesa. Credi nella Chiesa? Sì. No, io non frequento più le chiese perché le chiese mi hanno deluso. Io frequento direttamente. Sì, quelle che aiutano i morti di fame. Ok, anche io non ho frequentato più la chiesa, non sono andato più in chiesa. Perché Quindi ho visto anche hanno deluso tutto il mondo. cose che non dovevo venire, che aveva ostacolato. Però io ho finito, pure se non paga più, se non paga, ma io ho creduto anche nella mia stanza, io ho finito. Credo a me che non credo, a me conoscendo, io ci credo. E fai bene. Io lo so, quando morì, lo so, anima la vita eterna, è inutile che vai a mangiare i soldi, la ricchezza, no, quando morì, anima la vita eterna. È Amen. inutile che diamo troppo spazio, troppo amore, andai a cercare. Perché stanno ancora, che poi cercano ancora, o cose, mi sono dimenticata adesso come si chiama, un sarcofago tolto come la vita eterna. Ma la vita eterna, quando morimmo, canta, chissà, merita, sa, merita, Sì, è voglio. vero. Dice, però io credo a modo di pensare, quando morimmo, noi siamo angeli di Dio. Noi ci Amen. chiamiamo Madonna Dio, noi Amen. siamo fasci. Amen. Bravo, bravo. Io così lo Nennillo. penso. Come Vedo che tu tanti vedi. la pensano come vogliono loro, io non posso. Questo Bravo, è il mio discorso. bravo. E hai fatto centro, Nennillo, con poche parole concise, hai detto, Sei di Napoli? io sono Tu sei di siciliano, Napoli? no, Sicilia, Ah, io sono di Sicilia. Napoli. Mi fa piacere. Napoli. Conosci per caso Nicola Guarino, il taxista? No, sincero, no, No. dico la verità. Vabbè, Dico Napoli è grande. Napoli è grande. se frequenti queste live lo vedrai più tardi. Va bene. Quello che ti raccomando, scriviti Angelo Picone, che sono io. Va bene? Angelo Io ti ho Picone. seguito, ok? Sei grande tu, ok? Sì, Ti lascio buonanotte. ancora una parola. Nennello, ascoltami, vai nel tuo profilo e cerca amici e scrivi Angelo Picone e mi aggiungi in tutti i profili. In tutti i profili. Guarda, io adesso guarda, ti aggiungo e guarda. Ho mandato anche il numero dove lo aggiungo, ok? Va bene, però solo questo ti voglio dire, capiscimi? Cosa ti voglio dire? Io cambio i profili ogni giorno. Questo vuol dire che domani potrà essere che non mi vedi qua. Allora devi andare nel tuo Però profilo. quando stacchi la live, no? Poi Sì, ho sì, sì, mandato. sì. Quando stacchi la live, vai nel tuo profilo e mi aggiungi in tutti i 60 profili. Va bene?
Così con qualsiasi profilo che io vado in onda, tu mi vedi, se no non mi vedi, capito? Ok, buona serata, Dio ti benedica. Buonanotte. Sì, unica, circa 60, magari di più, profili. E in YouTube ce ne sono altrettante. Aggiungetemi in tutti perché tra quelli che mi bloccano, e tra quelli che purtroppo qualcuno ci sembra brutto quello che io dico, specialmente ai pastori. I pastori, sembra che io ci abbia fatto del male, mi mettono un visto e TikTok mi blocca. Perché sembra che io sia contro di loro, invece no, io non sono contro nessuno. Io dico la verità che è scritta nella parola di Dio. Io leggo e parlo. Le cose che dico fuori della parola è perché Dio me le mette nel cuore e lo dico. Come dico, tutti quelli che sono nella religione, purtroppo mi dispiace, state viaggiando in un sentiero sbagliato. Sì, nel Nilo c'ho anche WhatsApp, basta che vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, te lo scrivo. Ti sto seguendo, ti scrivo il sito, così tu lo copi e lo perlustri, c'è il numero di telefono mio, c'è tutto. www.gesulalucedelmondo.it Ecco, te l'ho mandato, copiatelo. Ti ho mandato scritto il sito. Copiatelo dentro un pezzettino di carta e poi lo trasmetti in Google. E lì nel sito c'è il numero di telefono, c'è tutto. Anche in YouTube, Angelo Piccone, ci sono anche sia il sito che anche il numero di telefono e altre cose. Bene, detto questo, io non sono contro nessuno, ma sembra che tutti se la sono presa con me, perché sto dicendo ciò che Dio mi riferisce. Dio mi riferisce che nella Bibbia c'è scritto: negli ultimi tempi la Chiesa si raffredderà. Sì, te lo scrivo anche a te, Monica. Gesù, la luce del mondo. Punto it. Ecco, entra in questo sito. Sì, c'ho tanta pazienza e gioia. Quando mi chiami, guarda nel sito, c'è il numero di telefono. Mi aggiungi nel telefono e poi magari se sei capace mi aggiungi in WhatsApp, se no poi ti aggiungo io, non fa niente. Vedi quanta pazienza c'ho. Poi chiunque si fa aggiungere in WhatsApp io mando i video, quelli che faccio la sera, la mattina gli mando il link e se li leggono e se li vedono con calma, tranquillità. Per esempio, quello che stiamo facendo adesso, domani mattina lo trasferisco in WhatsApp a tutti i miei contatti, più di 20.000 persone che sono in WhatsApp attualmente. Nel versetto 6 dice: e ancora quando introduce il primogenito nel mondo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Questo ci fa capire che questo Gesù è amato
ancora quando introduce il primogenito nel mondo. Quando Maria, per ordine di Dio e dell'angelo, gli è stato detto, Maria, pace figlio di Dio, ti sto aggiungendo. Gli fu chiesto di Maria, tu vuoi portare in grembo un bambino? Ma Maria, siccome era una ragazzina ingenua, però neanche fessa, e gli disse all'angelo, come posso portare in grembo un bambino se io non conosco uomini? Come posso? Ma l'angelo gli disse, non ti preoccupare. Tu basta che dici sì, che tu acconsenti, poi lo Spirito Santo di Dio ti coprirà. Coprire non è che per forza doveva essere sopra di lei e fare quello che fanno gli uomini del mondo, ma con lo Spirito Santo copriva Maria. Davide dice, ciao, sto cenando. Buon appetito, Davide. Stasera ce l'abbiamo fino a tardi la live perché sono uscito a fare una visita e sono venuto verso le 8 in poi. Purtroppo dobbiamo noi fare le cose come meglio possiamo. Scusatemi se alle volte in questi giorni non sono preciso con l'orario, ma non vi preoccupate, stasera saremo fino a tardi, perché quello che dovevo fare dopo l'ho fatto prima. Domani non lo so se lo faccio prima la live, ma non vi preoccupate, io vi avviso in WhatsApp, vi mando l'invito e vi dico sto cominciando la live. Così già voi lo sapete, perché gli eventi sono tanti, può darsi che mi può chiamare qualcuno per aiutarvi e io sono impegnato. Titina dice Amen. Grazie di questi tre cuori, Titina Parisi, ti amo nell'amore del Signore. Ti saluta Matteo. Ciao Matteo, amore mio. Non ti preoccupare, mangia gioia, che tu parlerai meglio di me. Come vero Dio che professo, mangia felice. E se quando hai tempo mi chiami in privato con tuo nipote, quando hai tempo, mi chiami in privato così ci diamo una bella botta a questa voce. E lo so che è preoccupato per la voce. Ma io gli dico che lui è guarito, è in convalescenza, deve stare tranquillo. Qui c'è l'angelo di Dio che ti sta sentendo. La tua preoccupazione è ingiusta perché l'angelo ha tutto sotto controllo. Hai capito? L'operazione che ti ha fatto l'angelo si sta rimarginando e come sappiamo, quando uno si taglia un braccio, non è vero che la cicatrice
che si immagina fa la crosta. E quella crosta che fa, purtroppo, prende spazio in quelle vene e la voce esce di meno. Deve cicatrizzarsi la ferita, completamente guarita, e poi tu parlerai benissimo. Ora ti spiego in poche parole. Li vedi i sifoni dei lavandini? Quando si vanno otturando con il calcare, lo vedi che l'acqua ne passa di meno? Dimmi di sì. C'è l'otturazione del calcare, i peli, dei capelli. E tante altre cose ingorgono il sifone. E arriva che non passa più acqua. E lo stesso in questo momento sta facendo l'operazione che ti ha fatto l'angelo, richiudendo un pochettino il canale. Però non appena sei guarito dalla convalescenza parlerai ancora meglio di me. Te lo garantisco, nell'amore e nella grazia di Dio e Gesù. Gloria al Signore, alleluia. Bene, qui, angelo di Dio, stiamo leggendo Ebrei capitolo 1. Siamo arrivati al versetto 7. Nel frattempo, se puoi tranquillizzare Matteo, lo zio di Davide, è preoccupato. Nonostante che gli dicono di non essere preoccupato, è molto preoccupato. Lui parla e vede che parla di meno con la voce. E si preoccupa, tranquillizzalo, angelo di Dio. Vai da lui e tranquillizzalo se puoi. Nel versetto 7 dice: ma degli angeli, dice, dei suoi angeli fa dei venti. Dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Avete capito? Spero che avete capito. Di questi angeli sono cose scritte già nella Bibbia. Quando noi parliamo degli angeli, dobbiamo avere rispetto degli angeli. Perché se non abbiamo rispetto degli angeli, non possiamo coincidere su ogni cosa odierna nel rispetto assoluto. Perché la nostra mente è lontana da loro. Ma se noi già partiamo con un piedistallo positivo nei confronti degli angeli, diciamo, beh, una volta non ci credevo, adesso sento che parla la Bibbia degli angeli, allora ci credo. Lo dice qua in Ebrei. Capitolo 1, nel versetto 7, con precisione, e dice queste parole: ma degli angeli, dice, dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Chi sono i suoi ministri? Voi, voi,
che oggi diventate figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Mettetevi in ginocchio, abbassatevi, piegate le ginocchia per terra adesso e dite: ebbene, oggi voglio farla finita con il peccato, con tutto ciò che mi capita, e voglio dichiarare il mio fallimento. Voglio dichiarare il mio fallimento. Quando noi dichiariamo il nostro fallimento, allora Dio ci apre l'orizzonte. Qual è l'orizzonte che noi, anche a occhi chiusi, vediamo le cose belle che Gesù ha costruito lassù? Lo sapete che Gesù ha costruito una città lassù e si chiama la Gerusalemme celeste ed è tutta illuminata con la luce di Dio e di Gesù. Non ci sono lampadine, ma ci sono pietre preziose nei muri, nei tetti, nelle strade. Sono tutti diamanti, pietre preziose che brillano e la luce di Dio fa riflettere tra queste pietre l'altre come specchi. Sapete quando si specchia una luce negli specchi? Riflette nell'altro specchio che c'è accanto e si formano luce illuminante dappertutto, così è lassù, nella Gerusalemme celeste, e lo potete vedere in Giovanni, in Apocalisse, che dichiara l'esistenza di queste pietre preziose e li dichiara uno per uno, smeraldi, zaffiro, oro, argento, tutte le nomina quei colori esistenti che sono lassù. Magari qualcuno non ha mai sentito parlare di questi diamanti, di questi colori e di questi nomi. Leggete l'Apocalisse. L'Apocalisse è l'ultimo episodio della Bibbia. Se non lo sapete, dice: ma dov'è l'Apocalisse? Magari lo sapessi, lo leggerei. Andate nell'ultimo libro della Bibbia, quella è l'Apocalisse. Bene, nel versetto 8 dice: del figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Qui dice del figlio, invece. O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo gratifica il figlio a Dio. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia, ed è vero. Ciò che dice Dio è eterno, ciò che dice Dio è fattibile, ciò che dice Dio non si ritira mai indietro. E quando promette qualcosa, la mantiene. Non sono parole di un uomo che oggi dice una cosa e domani purtroppo gli eventi della natura lo obbligano a fare diversamente. Voi sapete, questi sono gli uomini come me, come te, fratello, come te, sorella, come te, amico o amica, o nemico, o ateo,
o bestemmiatore, mago, stregone, cartomante. Siamo tutti uguali, è solo che ci siamo immersi in una natura diversa. Alcuni hanno preso il piano della magia, alcuni hanno preso la stregoneria, alcuni hanno preso il gioco delle carte. L'angelo dice, Gesù, metto i tuoi figli nelle tue mani, Padre, rialzali. Amen. Avete capito? Stasera l'angelo mette a tutti voi figli, ma attenzione, attenzione, eh? Questa parola che ha scritto l'angelo è solo per i figli che hanno accettato Gesù Cristo come Salvatore. Attenzione. Non fa parte per le persone che non hanno accettato Gesù. E lo sapete che presto ci sarà una grande malattia che durante la notte, la mattina non si sveglieranno più. Solo quelli che non hanno accettato Gesù moriranno in colera. L'angelo distruttore passerà casa per casa. Tutti quelli nelle case che non hanno accettato Gesù moriranno tutti. Quando sono sette, tutte e sette moriranno. La mattina quella porta non si aprirà più. Dovranno sfondare la porta dopo un paio di giorni perché si accorgono che quella porta non si è aperta più. E dato che c'è colera in giro, hanno capito che sono tutti morti. Sfondano la porta, prendono i cadaveri e li buttano nella fossa comune, perché non ci sarà spazio per i becchini di salvare tutte queste anime, perché sono milioni di persone che moriranno, milioni, in una sola notte. Tutti quelli che non hanno accettato Gesù Cristo saranno cadaveri. Se ve lo sto dicendo adesso e ve lo dico ogni sera, è perché voglio salvarvi la vita, perché vi amo. E sto includendo anche i stregoni, sto includendo anche i maghi, sto includendo anche quelli che fanno le carte, sto includendo gli atei, i gay, lesbiche, sto includendo tutti che possiate chiedere perdono davanti a Gesù in ginocchio, pentirvi delle cose che avete fatto e potrete vivere invece di morire. Se non lo sapevate, morivate. Ma adesso lo sapete. Se non vi date aiuto, morirete. L'angelo di Dio scrive, gli angeli sono qua per voi. Amate il Padre mio e avete la sua gloria. Perciò venite al Padre mio. Avete capito? Non vi create problemi, anche se avessimo ucciso un esercito di persone in guerra o avete fatto saltare un palazzo pieno di anime di persone, sono morte, non ha importanza. È l'importante che voi vi pentiate davanti a Dio attraverso Gesù e
e sarete ricondotti come gli altri ad avere l'anima pulita e lo spirito adatto per salire lassù e non morire con questa epidemia che ci sarà. Nel versetto 9 dice: tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Perché lo ha unto? Eppure Maria ha avuto tanti figli, Gesù ha avuto tanti fratelli nella famiglia di sua madre e di suo padre Giuseppe. Eppure Gesù è stato benedetto perché è stato seminato da lui stesso Dio che è sceso dentro Maria con il suo corpo e il suo Spirito Santo. Si penetrò dentro il ventre di Maria. Ecco perché solo lui è stato benedetto. Quello dice: tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni, amici, fratelli, sorelle e tutti quanti sono vicino a te. Solo a te ha unto con l'olio di letizia, solo a lui. Nel versetto 10 dice: e ancora tu, o Signore, nel principio fondaste la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E ancora, se non bastasse, dice: tu, o Signore, nel principio fondaste la terra e i cieli sono sopra delle tue mani. Ciao Moni, ti sto facendo salire. Ciao Moni. Tutto a posto? Sì, ciao Angelo, è tutto a posto. Ok, Ciao a tutti. tutti ti salutano, ti presento la sorella unica, si è aggregato al nostro gruppo. Chiudi il microfono, chiudi il microfono adesso, sorella. Grazie. Nel versetto 11 dice: essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, ma tu non invecchierai. Perché? Perché? Perché Dio ti ha consacrato. Dio, quando vede qualcuno che si sta comportando bene, lo consacra e lo tira fuori dal pantano, dalla malattia, dalle difficoltà e da tutto. Ecco perché dice: e ancora tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani.
invecchieranno tutti come un vestito, ma non tu, e li avvolgerai come un mantello, e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. Perché? Perché Dio non cambia mai, perché Dio è sempre esistente, perché Dio è eterno. Dio è onnisciente, come Gesù è diventato come il Padre, perché è Lui. Gesù è il Padre è il Figlio. Con lo Spirito Santo sono tre persone divine in una sola persona. Una sola persona divina. Nel versetto 13 dice: e quale degli angeli disse: egli mai siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? A quale angeli ha detto questo? A nessuno, ma suo figlio gli diede il posto vicino a lui. Il posto vicino a lui. I tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Io qui dietro il computer c'ho il lettino che l'ho portato dalla Germania, quello terapeuta. Presto aprirò la famosa clinica. Però è un po' altino e allora per salire le persone ci ho messo uno sgabello di blocchetti coperti con una tovaglia provvisoria. Non ci sono i nemici da sotto. Invece Dio ha messo i suoi nemici come sgabello. Capite? L'uomo non può fare quello che Dio fa, ma lui sì. Nel versetto 14 dice: non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Non sono tutti uguali? Tutti questi spiriti per servirlo? No. Non sono tutti uguali, ognuno ha il suo servizio. Guardate la mia mano, guardatela. Guardatela bene, la metto più inquadrata. Guardate, ce ne sono corti, più grossi, più lunghi, meno lunghi, mignolo, eh? E così sono gli spiriti degli angeli, l'uguale. Ognuno ha la sua forza, per esempio questo medio c'ha una forza potente, non c'ha la forza degli altri dita di più. Se prendiamo questo da questa parte e il mignolo, non sono uguali. Con il mignolo non posso fare la forza che faccio con l'indice e il pollice, perché sono tutte e due pari, uguali di forza, ma meno di grossezza. L'angelo di Dio dice: gli angeli hanno le sue opere, ognuno ha il suo rispetto, le sue opere da compiere.
ognuno gli ha assegnato il suo compito e vengono spediti nella terra ad aiutare i bisognosi. Capite? Ciao, Vinci, Enza, manda l'invito che ti faccio salire. Qui siamo arrivati alla fine del primo capitolo di Ebrei, l'ultimo versetto che vi ho spiegato. Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Non sono tutti uguali. Ognuno ha la sua forza, la sua potenza, il suo compito, tutti. Adesso, invece di continuare l'altro capitolo, se c'è l'angelo che ha qualche preferenza di qualche parola, lo può scrivere. Angelo di Dio, hai qualche preferenza? Ti do l'onore. Stasera abbiamo il tempo. Salmo 3, perfetto. Nel Salmo 3, come testo, dice il regno del Messia. Perché tumultuano le nazioni e i popoli tramano cose vane? Perché? Perché ci sono queste guerre? Perché tramano come distruggere questo mondo? Perché tramano tranelli a tutti coloro che sono nella felicità e lì soccombono nella ristretta? Perché? Cari nella grazia. Stasera con questo salmo ce lo vuole spiegare. Nel secondo versetto dice: i re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Nel terzo versetto dice dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. A tutti coloro si mettono contro di Dio e del suo Spirito Santo. È inutile che noi ci siamo allontanati da questo Dio per questione, che so che dire, ci siamo allettati con la ricchezza, diventando sempre più ricchi e ci siamo fregati dei poveri, ci siamo messi in un brutto guaio. La ricchezza non si può comprare la vita eterna. Sì, angelo di Dio, apri le live perché questo capitolo è molto importante, che tutti possano capire ciò che lo Spirito dice alle chiese.
In questi cinque capitoli, cinque versetti, ci spiega come Dio rompe i legami di queste generazioni assurde che si sono fatte beffe di Dio, di suo figlio, dei suoi angeli e di tutti quelli che hanno cercato di aiutarli. Qui la scrittura dice, allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. E saranno tutti spaventati e buttati nello stagno di fuoco. Sapete cos'è lo stagno di fuoco? Sono le tenebre. Lo stagno di fuoco è dove tutti quelli che salgono per il giudizio di Dio e non sono coerenti con la fede che hanno accettato Gesù Cristo, saranno tutti sbattuti dalla mano di Dio nello stagno di fuoco e di zolfo. Guardate, in quello stagno c'è lo zolfo che prende fuoco notte e giorno, c'è il fuoco acceso. Figuratevi, coi piedi scalzi camminerete sotto il fuoco, sulle pietre rovente. Dice, ma non si bruciano queste anime? No, non si bruciano. Non si bruciano. Saranno roventati notte e giorno, non si bruciano mai, non si consumano mai, ma soffrono. Soffrono quel vapore, quella calura, come se fossero un corpo normale, perché è un'anima, non è un corpo di carne, è un'anima trasparente. Queste sono le anime immonde, anime nefaste, anime di Satana. E notte e giorno sono surriscaldate da queste pietre rovente che vengono accalorate dal zolfo in fuoco, infuocato. Nel sesto versetto dice, e dirà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio. Adesso capite chi sta parlando? L'angelo dice, vi amo tanto, figli del Padre, sono qua per voi. Interpretatelo. Scriveteci o chiamatelo angelo di Dio, angelo di Dio, angelo di Dio, ho bisogno di te. E lui verrà da voi. Lui sente tutto, sente i richiami di voi. Nel versetto 8 dice, chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Tutte le estremità della terra glieli darà come possessione a lui perché lo ha dichiarato suo figlio, il successore di Dio.
Nel versetto 9 dice: tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione o giudici della terra. Non fate più punti interrogativi che dite cos'è questa parola, non ho capito il discorso. È tutto comprensibile. Ora, se noi abbiamo capito la morale, dice, Moni dice, la morale a terra, angelo di Dio, la stiamo spiegando. L'angelo di Dio dice, sono qua. Per voi, parlate e io vi servirò. Perché l'angelo di Dio c'ha autorità, Dio gli ha dato autorità di servirvi come Gesù lavò i piedi agli apostoli, lui farà il resto a tutti voi. Lui è un servo di tutti noi, vuole servirci, aiutarci e benedirci. Non siate triboli, non prendete queste parole per disprezzo, anzi accettatele con tutto il cuore, mettetelo alla prova. Mettetelo alla prova. E vedrete la gloria di Dio davanti ai vostri occhi. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Cercate di accettare la correzione, giudici della terra, che state facendo cose a scopo vostro. O re, che state facendo dei comandi errati o deputati o consiglieri o ministri o papato o pastori, che ognuno fa le veci di chi vuole lui. Cerchiamo di collaborare tutti insieme per una Chiesa unica, come la sorella che abbiamo, che si chiama unica. Una Chiesa unica, universale, dove c'è scritto sia fuori che dentro la Chiesa di Dio e di Gesù. Monica, non cominciare di nuovo, Monica, per favore ti chiedo. Abbiamo chiarito questo discorso. Per favore, non continuare. Dimmi, apri il microfono, perché se no mi fai arrabbiare a me. Abbiamo chiarito. Ciao. Abbiamo chiarito già ieri e l'altro ieri. Non cominciare di nuovo, se no fai arrabbiare a me, per favore. Nessuno ha cose contro di te. Siamo tutti figli di Dio qui. Va bene, per favore.
non scrivere più queste cose che hai scritto poco fa. Nel versetto 11 dice: servite l'Eterno non con timore e gioite con tremore. Noi dobbiamo seguire l'Eterno. Lo dobbiamo seguire con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via perché la sua ira può accendersi. In un momento beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Noi dobbiamo essere beati. Tutti coloro che ci rifugiamo in questo Dio meraviglioso e non dobbiamo pensare male da un fratello o da una sorella, perché siamo noi che innestiamo il male. Quando pensiamo che un fratello ha del male contro di noi, siamo noi che stiamo iniziando a inserire il germe del male. Noi dobbiamo sempre pensare che il fratello o la sorella che è davanti a noi ci ama e noi saremo sempre amati, sempre, sempre, sempre. Non ci può essere male se noi pensiamo il bene. Avete capito? Siamo noi che generiamo il male. Noi generiamo il male. Sì, sorella, sto leggendo il Salmo 2 e sono arrivato che ho letto il versetto 12. Adesso leggeremo il Salmo 3. Salmo 3. Fiducia in Dio nell'avversità. Salmo di Davide. Quando fuggì davanti ad Abisalom, suo figlio. Voi sapete che dipende il peccato che fece Davide quando si unì a Betseba. Il suo peccato lo comportò ad avere un altro peccato. E questo peccato lo portò a essere allontanato dal suo regno attraverso suo figlio Abisalom. Suo figlio Abisalom gli fece guerra. E Davide, per non fare distruggere la città, scappò e lasciò le sue concubine nel palazzo.
ogni nostro peccato che abbiamo fatto, se non lo confessiamo, ci ripercuoterà su di noi. Ci ripercuoterà su di noi come il peccato che fece Davide con Betseba, che fece uccidere il marito Uria sul campo di battaglia per prendersi sua moglie. Non ce n'erano altre donne, non c'erano tante donne. Libere, single, per forza la moglie di Uria si doveva prendere. Tranquillo, solo che non vorrei che Moni si sia arrabbiata. Provvedi, se si sia arrabbiata, vacci all'incontro e vedi un po', perché è uscita dalla chat e mi sembra che si è arrabbiata. Non so che cosa ci ha preso in questi giorni. Avevamo chiarito che non c'era niente tra te e lei. E stasera ha scritto di nuovo che c'è, che hai contro di me. Vedi un po'. Ogni cosa che noi abbiamo in cattivo animo si ripercuoterà sulla nostra vita, sui nostri figli e su tutto ciò che noi formiamo in questa terra. Quanti anni sono passati? Molti anni. Molti anni sono passati che Davide si unì a Betseba. Molti anni, eppure Dio si ricordò del peccato di Davide. Il peccato di Davide fu messo in circolazione, facendo chiudilo il microfono, Alberto, per favore. Grazie. Il peccato di Davide, a distanza che ebbe tanti figli, Davide, uno dei suoi figli, Absalom, cercò di fargli guerra e Davide scappò per non combattere con suo figlio e non far distruggere Gerusalemme. Lasciò Gerusalemme e lasciò le sue concubine. Sappiamo che chi seguiva Absalom gli disse: adesso se tu vuoi devi farti odiare da tuo padre, prendendo le concubine saranno messi in una tenda che tutti possono vedere tutto quello che fai e ti unisci a loro, una per una. Guardate che spettacolo. Absalom violentò tutte le donne che erano concubine di suo padre, li violentò tutti. Sembrava un Don Giovanni quel giorno. E tutti gli occhi del popolo videro che Absalom violentò quelle donne. Questo è il male che noi facciamo. Non pensate che oggi faccio qualcosa, domani Dio mi perdona. Sì, Dio perdonò Davide. Ma il nostro peccato è sempre lì. Noi
Il nostro peccato va giudicato. Anche a distanza di tempo, i figli di Davide crebbero, furono grandi, e Absalom gli fece guerra a suo padre. Si impossessò di Gerusalemme. Davide fuggì. Poi sappiamo cosa successe. Sappiamo che Absalom incorre Davide nella foresta e Absalom a cavallo si addentrò in un bosco dove c'erano dei tarebbindi di alberi e i suoi capelli si attaccarono a quel tarebbindo. Il cavallo se ne andò e lui restò in alto, attaccato i capelli in quegli alberi, sospeso da terra. Ognuno che facciamo del male, veniamo ripagato con lo stesso male. Davide viene offeso, ma Davide non voleva che suo figlio morisse. E disse a tutti, ai capitani, alle guardie, a tutti, guardate mio figlio che non muoia. Un soldato vide che Absalom restò attaccato agli alberi in alto, andò dal capitano. Joab gli disse: Joab, capitano, c'è Absalom che è stato attaccato dai capelli in alto ed è sospeso da terra. E il capitano Absalom si disse: e non l'hai ucciso? No. Io ho sentito il re prima che siamo usciti. Guardate mio figlio che non muoia, portatelo vivo. E tu mi dici che io lo uccida, il figlio dell'unto di Dio. Tutti sapranno che io ho ucciso il figlio di Davide. Il primo tu mi condannerai davanti al re. E io ho ucciso il figlio di Davide e io morirò. Absalom dice: non voglio ascoltarti più. Prese una lancia, dimmi dov'è. Il soldato accompagnò nel labirinto. Joab con la lancia uccise Absalom, e Absalom morì. Quando Absalom morì, si sparse la voce e tornò la pace. Finì la guerra tra Davide e tutti gli ebrei di Gerusalemme. La morale è questa. O Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici, dice Davide in questo Salmo 3. Molti si levano contro di me. Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio. Sela. Ma tu, o Eterno, sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e
È colui che mi solleva il capo. Capite? Sei la mia gloria. Eterno. Sei uno scudo attorno a me. Vogliamo essere al riparo? Assecondiamo gli eventi della natura. Non parliamo male di questi eventi della natura. Siamo convinti che tutto quello che ci sta accadendo è perché noi abbiamo voluto tutto questo, perché ci siamo allontanati da Dio. Abbiamo capito che se ci avviciniamo a Dio, tutto quello che ci sta attorno scomparirà come nuvole al cielo. Sapete, è come il buio, quando arriva la luce al mattino, le nuvole scure scompaiono, la luce prende vigore e così sono queste cose quando noi li immergiamo nel nostro cervello, nella nostra psiche, nel nostro spirito, ci condannano loro stesso secondo i nostri pensieri che abbiamo addosso. Lo dice chiaro qua, nel quarto versetto dice: con la mia voce ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo, Sela. Mentre Davide gridava all'Eterno, l'Eterno gli rispose. Perché l'Eterno rispose a Davide? Perché Dio stesso disse: ho trovato Davide secondo il mio cuore. Nonostante che ha peccato, Davide si riconobbe peccatore quando il profeta lo prese in tranello e gli disse: o re, c'è una persona nel tuo regno che aveva tante pecore, agnelli, capretti, tanti in quantità. Ci sono arrivati degli ospiti e per non sacrificare le sue agnelle, i suoi capretti, è andato in un pascolo vicino, dove ci sono altre pecorelle, e se ne ha presa una per sacrificarla a quegli uomini ospiti che sono arrivati a casa sua. L'ha preso in tranello il profeta a Davide. E Davide si adirò, disse: no! Chi è quest'uomo che lo faccio mettere subito in prigione? Dov'è? Chi è? Dimmelo, come si chiama? Oh re, tu sei quell'uomo. Io sono, sì. Tu eri un bambino, Dio ti ha tratto dai pascoli mentre pascolavi le pecorelle di tuo padre, ti ha fatto un capitano, ti ha fatto vincere tutte le battaglie, sei cresciuto, sei diventato un re, tutto era tuo. Nel palazzo quante donne avevi a disposizione che ti volevano, che ti desideravano, single.
Perché ti sei andata a cercare una donna sposata con Uria, il tuo condottiero, che era uno veramente dei potenti guerrieri che combatteva per te? Moni, sono qui, Moni, non ti preoccupare, so cosa mi vuoi dire, ma non ti adirare con me però. Perché io ti voglio bene. Ti ho parlato l'altro giorno di non scrivere più qui certe cose e non mi hai ascoltato. Te l'ho detto e te l'ho ripetuto. Non dobbiamo scrivere certe cose qui nella live. Quando abbiamo qualcosa dobbiamo ragionarle in privato. Perché? Di nuovo hai scritto quelle parole? Perché? Me lo puoi dire perché? Dimmelo. Scrivilo. Eppure, gli disse quante donne tu avevi a palazzo, single, che poteva avere. Sei scusata e perdonata. Tranquilla, però non ti adirare con me, perché io sono un uomo buono. Non devi più scrivere queste cose, perché siamo noi che produciamo il peccato. Noi, quando pensiamo male del fratello, siamo noi che mettiamo la zizzania. Siamo noi che mettiamo la zizzania. Stai calma, tranquilla, nessuno ti farà del male. Stai tranquilla. Continuando, Davide, quando si vide offeso dal profeta, morì dentro l'animo suo. Si vide peccatore, si vide peccatore. Si mise in ginocchio e chiese perdono a Dio. Mentre il profeta se ne andava, a un certo punto Dio chiamò il profeta e gli disse: va di nuovo da Davide, il mio servitore, e digli queste mie parole. Quando arrivò davanti a Davide, il profeta vide che ancora era in ginocchio, che pregava e chiedeva perdono a Dio. Gli disse: alzati, o re. Dio ti ha perdonato, però il figlio che nascerà di questa donna, perché tu l'hai messa già incinta, morirà. Tuo figlio morirà per il tuo peccato che hai commesso e poi ci saranno altre cose in conseguenza a distanza di anni, perché il nostro peccato a distanza di anni è sempre dentro di noi, anche che noi lo buttiamo via, è sempre dentro di noi che ci ripercuote. Quel peccato mise suo figlio contro di lui. Capite? Absalom morì poi, ma morì anche Davide, perché gli morì nel cuore un figlio, tanto che la guerra finì, perché Absalom morì e tutti quelli che erano soldati di Davide
videro il re un poco affuscato per la morte di Absalom, che si chiuse nel suo appartamento, entrarono dentro il palazzo, dentro la reggia di Gerusalemme, come se avevano perduto la battaglia. Nessuno gridò viva vittoria, no, tutti entrarono come delusi. Ti faccio salire, però non parlare, va bene? L'importante è che non parli. Chiudi il microfono subito. Non voglio che parli, va bene? Ascoltami, Monica, non parlare, chiudi il microfono. Poi stasera tutte e tre ragioneremo tutto una volta per sempre. Voglio dichiarare una volta per sempre stasera o domani sera, non ha importanza. Non ci deve essere più un'altra volta, perché questa è la seconda volta che ti succede. Non ci deve essere più. Perché siamo noi che produciamo il male con la nostra mente. Gli angeli non fanno male a nessuno e non pensano male di nessuno. Siamo noi che produciamo il male. E te l'ho detto di nuovo. Ok, unica. Ciao, amore mio. Ci sentiamo domani. Se ti va, chiamami, va bene? Se no un altro giorno, non è importante. Pace a tutti, buonanotte, dice Unica. Salutate Unica, è una sorella nuova qui in gruppo. Pace, pace. Dio ti benedica. Ok, grazie a voi, vi voglio bene, anche noi ti vogliamo bene, Unica. Padre Santo, ti prego per Unica, benedicila, benedici la sua vita e la sua famiglia, la sua casa e tutto ciò che ci circonda. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Benedici anche Monica, che in questo momento si sente un pochettino delusa. Fai che possa riprendersi. Ti ricordo, Monica, la terza tazza di caffè e sei completamente tranquilla, serena e felice. Chiudi gli occhi e vola nel cielo. Vola vicino a papà. Rasserenati il cuore. Stai salendo di nuovo, l'angelo l'ha detto. Adesso Moni salirà. Sali, l'angelo l'ha dichiarato. Togliti tutto ciò che c'è nella mente negativo, sei libera adesso. Tranquilla, Moni. La terza tazza di caffè. Respira profondamente e vola, come una colomba, vicino a papà. Gloria a Dio. Abbiamo capito la storia di Davide e la nostra storia. Quando noi facciamo qualcosa di male, un peccato, questo peccato sembra che sia scomparso dalla nostra mente, sembra che Dio ce l'ha perdonato, vero? Ma le conseguenze sono sempre quelle. Ci ripercuotono nei nostri sentimenti, ogni tanto qualcuno ce le sgrida davanti. Ne so qualche cosa io, ne so qualche cosa, ma non ne voglio parlare più. Tutto è finito ormai, tutto si è appianato. Le conseguenze che verranno ce le prenderemo, ma noi non dobbiamo più pensarle, perché se più le pensiamo, più emergono. Avete capito come funzionano? Adesso stasera mi sono aperto totalmente per voi, totalmente. Anche che Dio ci perdona, se noi li pensiamo,
riportiamo in alto di nuovo e ci ripercuotono nella no nostra mente e nel nostro spirito. Qualsiasi cosa che abbiamo fatto di nuovo riemergono. Perciò noi li dobbiamo abbandonare, li dobbiamo dimenticare completamente. Davide dice buonanotte a tutti. Buonanotte Davide, salutami ancora lo zio Matteo, sei ancora lì, se non me lo saluti domani. Buonanotte, pace del Signore. E gloria a Dio, gloria a Gesù. Stiamo finendo anche questo capitolo e poi chiudiamo anche noi e pregheremo. Stasera mi sono prolungato un pochettino in più. Qui dice, adesso che abbiamo chiarito il lato del peccato, possiamo continuare il Salmo, dicendo sempre di nuovo, non prendete più il vostro peccato perdonato da Dio, non lo riprendete più. Perché siete voi che gli date autorità di riemergere di nuovo e di farvi soffrire di nuovo. Quando Dio perdona, noi non dobbiamo più riemergere più il nostro peccato. Per noi è scomparso. Lo dobbiamo dimenticare completamente. E se una volta una persona ci perdona, è inutile che ci ritorniamo di nuovo a dirgli le stesse cose. Siamo noi che stiamo riemergendo il discorso di prima perdonato. Chi ha orecchi intenda. Nel versetto 4 dice, con la mia voce ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo, Sele, con la mia voce. Ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto sul Monte Santo, Seba. E noi, quando abbiamo gridato a Dio? Quando, fratelli, sorelle, amici, nemici, gay, froci, lesbiche, maghi, stregoni, cartomanti, quando avete gridato a Dio? Dio mio, perdonami, abbi pietà di me, consolami, aiutami. Quando avete detto questo? Vi siete tirati nel buio e vi siete lasciati andare nella vostra distretta del vostro male? No, sbagliate così. Non state dietro il vostro male. Più ci state dietro al vostro male, più il vostro male si ingigantisce, diventa sempre più forte, più potente. Vi distruggerà il vostro male. Dovete uscire dal vostro male e piegare le ginocchia davanti a Gesù e chiedere perdono e sarete riabilitati davanti alla presenza di Dio attraverso Gesù. Nel versetto 5 dice, io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Con questo io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. È come quando noi chiudiamo gli occhi e ci abbandoniamo all'Eterno Dio attraverso Gesù, chiedendo perdono. Noi ad occhi chiusi siamo sdoppiati. Noi siamo sdoppiati ad occhi chiusi davanti all'Eterno. È come se dormissimo nella pace profonda e tutto un tratto ci svegliamo e ci svegliamo altre persone.
come se fossimo nuovo di zecca, nuova di zecca, perché abbiamo rilasciato tutto il nostro peccato ai piedi di Gesù. Capite cosa vi voglio dire stasera con questo salmo? Bisogna che mi capite, perché se non mi capite, non potrete salvarvi dall'ira di Dio. Nessuno vi ha mai detto, qualunque sia il vostro peccato, anche se fosse rosso, scuro come la porpora, Dio lo farà diventare bianco come la neve. Sì, angelo di Dio, è vero. Farà diventare il vostro peccato bianco come la neve, non rosso scuro come la porpora, come i mattoni, come i forati, come i canali, marrone scuro. È la tenebre dell'oscurità. E noi sappiamo l'oscurità, la tenebre. Sono cose brutte. Noi dobbiamo liberarci dall'oscurità e dalle tenebre e dagli spiriti maligni. Capite? Dobbiamo liberarci. E nel versetto 6 dice: io non temerò miriadi di gente che si accampassero tutti intorno contro di me. Levati, o Eterno, salvami, o Dio mio. Oh Dio mio, salvami! Ce l'avete detto a Dio di salvarmi? No, male per voi. Inginocchiatevi e diteglielo. Oh Dio mio, salvami! Levati, o Eterno, dice qui il salmista. Levati, o Eterno, salvami, o Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella. Tu hai rotto i denti degli empi. La salvezza appartiene all'Eterno. La tua benedizione sia sul tuo popolo, Sela. Fine del Salmo 3. Levati, o Eterno, ce l'avete detto voi all'Eterno? Levati, o Eterno, salvami. Come ci dite? O Dio, vieni da me. Salvami. Non usate parole magari che non capite. Vieni, o Eterno Dio, da me e salvami, o mandami i tuoi angeli a salvarmi. Diteglielo come volete, ma diteglielo. Qui ci sono gli angeli. Se c'è qualcuno che sta male, diteglielo, angelo di Dio, angelo di Dio, angelo di Dio, 3 volte. Vieni, aiutami. Se siete figli di Dio. Se non siete figli di Dio, prima vi dovete inginocchiare davanti a Gesù e chiedere perdono. Altrimenti è inutile che chiamate l'angelo di Dio. Perché lui, le persone immonde, non li può portare al Padre. Avete capito? Non può portare le persone immonde al Padre. Lui porta solo le persone che chiedono perdono a Dio e a Gesù e li guarisce. Perché stanno già nel pascolo di Dio, nella casa di Dio. È inutile che certe volte qua persone vengono qua e dicono,
guariscimi questo, guariscimi quello, guariscimi quell'altro. Non guariscono perché non hanno Gesù dentro il cuore. Allora, volete che l'angelo vi guarisce? Prima chiedete perdono in ginocchio davanti a Gesù. Quando avete chiesto perdono davanti a Gesù, allora chiamate l'angelo e l'angelo vi rialzerà al Padre. Vi porterà addirittura lassù e vi farà vedere direttamente la gloria di Dio, la salvezza della vostra anima e del vostro corpo. La morale di stasera, attraverso questi due salmi e attraverso Ebrei capitolo 1, che ho letto il primo, è convertitevi. Convertitevi, non alle religioni. Le religioni non contano più perché hanno fatto acqua di tutti i lati. Dovete convertirvi a una relazione diretta con Dio e con Gesù. Essere uniti a Dio e a Gesù con una relazione come noi ci uniamo con nostra moglie o con nostro marito o con i nostri figli o le nostre figlie o nostro padre. Con nostra madre. Questa è la relazione quando noi ci uniamo e andiamo d'accordo e non ci sia battibecco che pensiamo male. Guardate, io ne ho avuto tante prove, tantissime prove, e finalmente ho capito che siamo noi che procuriamo il male a noi stessi, pensando certe cose che non dobbiamo pensare. Noi procuriamo questo male a noi stessi. Ci immedesimiamo in una cosa che non esiste e la facciamo diventare esistente, quando non è neanche vero. E quella cosa ci colpisce e ci fa ammalare. Oggi vi ho svelato tre cose. Tre cose. Spero che l'avete capito. Chi non l'ha capito, fra poco questa live sarà chiusa e sarà salvata nel rullo. E la potete riascoltare stasera stesso e domani in YouTube con la grafica originale. Stasera la vedete soltanto con solo l'audio, perché TikTok non mi fa passare il video, mi dice che non vuole video pre-registrati. Lui mi vuole vedere sempre con la webcam, o ci sono o non ci sono nella webcam. Finché metto la webcam sola, o ci sono o non ci sono, non dice niente. Come ci tolgo la webcam e ci metto il film registrato, mi blocca, mi toglie tutta la potenzialità che ho nel profilo e mi blocca. E allora andate in YouTube domani e lo vedete in YouTube. Specialmente nel profilo Angelo Piccone, più giovane di 20 anni, che perché prima lo carico lì e poi negli altri profili. Chi desidera essere aiutato può chiamarmi in privato domani dalle 8:30 in poi fino alla sera alle 6:30. Dopo comincio la live.
E non mi chiamate più perché disturbate la live. Ma tutto questo tempo penso che vi basti a fare una telefonata o a chiamarmi per darvi aiuto, magari di un'incomprensione che magari nella vostra mente vi assale. Chiamatemi. E io vi risponderò. Padre Santo, Dio d'amore, alla fine di tutto questo vogliamo pregarti, elodarti e benedirti. Grazie per queste tre particelle che abbiamo parlato. Sì, Signore, questi due salmi in Ebrei, capitolo 1. Grazie, Padre. Tu sei l'eterno Dio. Il nostro Dio, nostro Padre, e tuo figlio Gesù, il nostro fratello maggiore. Grazie, Padre, che tu ci illumini ogni giorno e ci dai la gioia, la vita in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Ancora per questa notte, Signore. Mandaci a letto tranquilli. Aiuta Moni a tranquillizzarsi, mentre lassù da papà. Fai che possa trovare la forza di sapere che nella gioia e nella vita in Cristo Gesù. Benedici sia lei, sua figlia, suo padre e tutti coloro che ci stanno vicino. Benedici ancora l'angelo che è qui con noi, che ci vuole aiutare. Benedici la sua vita e la sua famiglia. Grazie, Padre, quanti ancora sono nel bollo in tutti i profili. Benedicili tutti, uno per uno. E ancora per ultimo, benedici me. Come l'ultimo aborto. Benedici la mia casa e la mia famiglia, Signore. Che tutti possiamo essere felici in armonia con la natura e con te stesso. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Amen, cara la grazia. Vinci dice pace e buonanotte. Buonanotte Vinci. Fratello, angelo di Dio dice pace a tutti, che Dio vi benedica. Se possibile, angelo di Dio, mi puoi chiamare? Dimmi di sì. Dimmi di sì che mi chiami. Dobbiamo chiarire alcune cose. Per favore, ti prego. Ok, grazie, perché non possiamo andare avanti così. Si devono chiarire le cose. Grazie. Buonanotte a tutti. Chiudo i telefoni e chiudo anche i computer e riattivo la nuova live. E subito dopo metto il filmato di stasera, così tutti potete vederlo. Chi non ha sonno lo può vedere. Buonanotte, fratelli, vi amo. Preghiamo gli uni e gli altri. Preghiamo gli uni e gli altri. Tutti abbiamo bisogno di preghiere, anch'io ho bisogno di preghiere. Voi che pensate che io non abbia bisogno di preghiere? Io ne ho bisogno più di voi. Perché io prego per tutti e prendo tutti i disagi dell'umanità che sto pregando, sono tante. Ho bisogno di tante preghiere di tutti voi. Pregate per me, che possa fare di più di quello che faccio. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.